Volevi solo parlare, Francesca. Volevi solo parlare! Non ti azzardare mai più. Mai più a lasciarmi messaggi del genere. Mi hai fatto prendere un infarto. Vaffanculo, Gianni, vaffanculo, vaffanculo! Avanti fuori il nome, una donna lo sa sempre a chi ha rubato il cuore. Mi dispiace deluderti, ma non ne ho la più pallida idea. E poi anche se ce l'avessi. Tanto prima o poi crolli. Ci vediamo dopo. Il palcoscenico è un'altra cosa. Il pubblico si aspetta l'emozione e tu gliele devi dare perché non ci saranno altri appelli. E io lo so. Quando sono stata a Sanremo io non mi conoscevo. Non sapevo niente di come ero veramente. In due minuti ho buttato all'aria anni di sacrifici. A me fa un sesso. Scusate. Non si può dire niente. Dai. Oh. Ha detto che avrebbe fatto una pazzia. E allora? Non puoi fargli d'ancora per tutta la vita. E cosa dovrei fare? Dovrei fregarmene. Sì. Senti, Lucia, io e i miei ragazzi li conosco bene. Alcuni di loro sono molto sensibili. Se tu li correggi di fronte agli altri, si bloccano completamente. Io non voglio che con me siano tutti sull'attenti. Io voglio tirargli fuori le emozioni. È stato in galera. Era un terrorista comunista. E tu come lo sai? Roberta, ma dove vivi? Chi sarà chi rida di me? La nota alta è espressione di sofferenza. Quindi io non la voglio pulita, limpida, non mi interessa. La voglio sporca, graffiata, sofferta. La canzone non è semplicemente parole messe su delle note. Sono emozioni, sono dei ricordi, dei sentimenti che vengono da dentro. Vengono dall'anima? Sì. Hai preso in giro i ragazzi, li hai usati come hai sempre fatto. Cazzo, calmati, io l'ho fatto per te, non lo capisci? No, tu non hai mai fatto niente per nessuno. Quelli come te non cambiano. Tu usi la gente come hai fatto con Federica. Federica non c'entra. Vorrei fossi morto tu al posto suo. Ciao, piacere, io sono Martina. Ciao. Ciao, piacere. Allora. Giorgio. Lo facciamo per lei, la fuggitiva. Si chiama Roberta. Guarda, questo è il suo numero. La devi scusare, sai, ma lei è un po' timida. È una romantica. Senti, prometti di portarla al cinema. Ci faresti un piacere, anche perché noi non ne possiamo più. Dai, ti prego. Va bene, promesso. Simpatiche. Il dessert lo apro io. Grazie. Grazie. Ciao. Indovina, Matteo stava provando ed è saltato l'impianto voci. Quello che, siccome noi non abbiamo fondi a sufficienza, non ci possiamo permettere di cambiare. E proprio nel bel mezzo degli esami. Adesso mi spieghi che cosa gli racconto ai ragazzi. Come fanno a provare le canzoni? Guarda, guarda, bella. Bellissima. Oh, siete troppo carini. Vai, vai. Senti, fammi vedere. Io sono proprio tanto, tanto contenta per Roberta. Merito tu, anzi, merito. Senti, mi vuoi stare a sentire, per favore? No, non ti voglio sentire, adesso voglio essere lasciata in pace.